Ali, mettiti qui. Fai vedere com'è la ripresa qua. Stile comunione. Figo, stile comunione. Mi piace. Ok. Ok, allora, questo video è partito con Ale, com'è la ripresa? Alessio ha detto... Stile comunione. Stile comunione, quindi. Ok, con questo bellissimo sfondo, stasera vi ho portato a Ponteruga, ancora. Sì. Perché c'è un'abitazione che non abbiamo fatto. Un'abitazione che fa venire i brividi a vederla. Sì. E vediamo se c'è qualcosa, se c'è dell'attività. Cioè, proprio a pelle ti dà quel brividino, però non sappiamo se c'è. Perché vogliamo fare questa... Eccola lì, guardate, ve la faccio vedere in questo momento. Questa qua è la casa del custode. A parte che è proprio una casa proprio bella e si sente che è vissuta, quindi sicuramente c'è dell'energia. Sì. Però qualcuno ha detto che potrebbe essere stata utilizzata, no Ale? Sì. Per fare qualcosina, quindi noi vogliamo accertarci, ci ficchiamo il naso. Sì, e andiamo. Ho sentito un rumore. Bene. Andiamo. Raga, comunque... Che c'è? Raga, io non voglio dirvi una stronzata, però a me è sembrato che sbucasse qualcosa dall'angolo lì. Oddio, qualcosa tipo? Oh, sembrava tipo una testa, un qualcosa. Ok. Spettro. Qua ci sono due piani. Questo rumore che forse sentite è dell'acqua. È dell'acqua, sì. Permesso. Permesso. Cos'è? Non lo so, ho sentito muoversi qualcosa qui. C'è qualcuno? Vuoi venire qua a farsi sentire? Smettere di fare sti salti. Madonna, ma io, ragazzi, facciamo nella giungla. Cioè, ci sono dei gechi che sono delle iguane. E ci sono. Tutte queste zanzare. Ci sono delle zanzare che sono, l'ho detto prima, dei black hawk. Senti che roba, cioè, le senti, arrivano in lontananza. Sì, a me mi hanno ucciso le mani, la testa, la faccia. Pazzesco. Vabbè. Cioè, neanche nel seme ci sono ste... Entriamo nel vivo. Allora, questa qua era la casa, raga, del custode. Custode che si chiama? Memino. Memino. E lui qua teneva sotto controllo tutta la zona di Ponteruga, no? Sì. Lui si accertava che non entrasse nessuno, non entrassero persone indesiderate. E lui, scusa, stava qua da solo? Lui e la moglie abitavano qua da soli? Che coraggio. Un po' inquietante. Raga, voi immaginatevi la notte, cioè voi siete qua, tranquilli, magari qua c'era il divano, la televisione e fuori questo. Cioè, assurdo. C'è qualche spirito? Che? C'è stato qualcosa, ma... Un eco? Mentre parlo... Magari... No. C'è qualche spirito che vuole venire qua a parlare con noi? Noi siamo venuti qua soltanto per capire, soltanto per vedere. Non siamo venuti per disturbarvi. Sappiamo che questa era la casa del guardiano, del custode,
Lui era un po' il vostro protettore. Se stiamo parlando sempre con entità, con spiriti ricorrenti a Monteruga, questo villaggio, questo paesino, se possiamo chiamarlo così. Ho la sensazione che dobbiamo andare su. Su? Cosa ho detto io? Immaginate se qua c'era il divano, il vostro televisore, raga, esatto. C'è proprio un coso di un televisore, cioè guardate, assurdo. Ma il divano c'è comunque. Il divano, esatto. C'è pure, il visto. Il nostro stava avanti. C'è qualcuno in questa casa? Qualche spirito che è stato magari evocato qua dentro, magari è stato fatto qualcosa, così, giusto per chiedere. Guarda che strano corno, un doppia... Quello è come se fosse per le pizze. Sì, pizza e pane. Vero? Lo Spectre, guarda, ok. Stavo per dire, sento delle strane... Vibrazione. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Vuole farsi sentire magari da questo microfono? Riuscite a fare un rumore tipo questo? Magari volete sbattere una porta? Insomma, dateci degli elementi per capire che qua c'è qualcuno che magari ha bisogno di parlare. Ha bisogno di liberarsi, ha bisogno di dire qualcosa per un'ultima volta. Cos'è stato? Trascinare. Prova a muoverti tu con lo zaino, no? Sì, sì. Da più qualcosa così? Sì. Sì. Sì, sì. Cos'è stato? Trascinare. Cos'è stato? Una sensazione proprio strana. Cioè, ho proprio... Spectra. Ho proprio tipo... la no... cioè... come la noia, però... sono stufa. Guarda. Cioè, è come se mi dà fastidio. Ti dà fastidio stare qui? Sì. Guarda. Mi dà fastidio proprio. Perché ti dà fastidio? Non lo so. Dà fastidio anche a te? Cioè proprio stare proprio qua. Non solo in questa casa. Non mi è mai successo. Mi intendi l'ambiente? Monteruga in sé? Sì. Però è una sensazione, cioè come se sentissi la loro emozione, capito? Beh,
Non c'è nessuno? Vogliamo provare a fare il ramen qui? O su? O su? Libro. Facciamo un libro. Sì. Qui e su facciamo il ramen. Voglio vedere se tra giù e su riusciamo a trovare una connessione. Raga, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ok. Allora, adesso faremo una cosa diversa dal solito, ovvero, raga, mi metterò le cuffie con lo zoom. Pregate, mamma, pregate per me, con queste cuffie, raga, sto sentendo veramente l'inverosimile. Io felicissimo. Ok. No, 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 fermi tutti. Ho sentito delle voci, una voce maschile, elettronica, da qui. Che diceva una roba del tipo sono sopra o sopra. Flebile, flebile. Bene. Passi. C'è qualcuno in questa casa che vuole comunicare con noi? Comperato. Posso dire una cosa? Monteruga è stata comprata. Sì. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Cose. Questa casa è abitata dagli spiriti? Ci sono gli abitanti di Monteruga. Sognato. È come se sono, se fossero un sogno perenne. Io stanotte ho fatto un sogno strano. Stanotte, scusami. Oggi pomeriggio. No, perché mi cago addosso. Vai, spiega. Allora, ho sognato che eravamo in macchina. Io ero dietro. Ma è passato qualcosa qua davanti a me? No, è un insetto. Sicuro? Sì, sì. Dio, che spavento, l'ho visto da lì, mi sono cagato addosso. Ok, dicevo. Eravamo in macchina. Io ero dietro che tenevo la telecamera e dovevamo andare a registrare. Quindi usciamo dal cancello di casa, tu apri la porta della macchina, scendi, guardi fuori e fai... Cosa c'è, una roba del genere? Pensavo volessi farmi uno scherzo. Allora io inizio a gridare, dai smettila, 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 chiudi la portella, chiudi la portella. Sento una voce
Quindi faccio così, tu sparisci, sento la portella che si chiude, entra qualcuno e la macchina inizia a partire, a correre. E mi sono svegliata di soprassalto. Tutta sudata. E mezza. Ottimo. Non dimenticarti di abbonarti al canale per avere tutti i vantaggi esclusivi ed essere selezionato per venire in indagine con noi. Dicevamo, ci sono gli abitanti di Monteruga qui? No. Sara. È su Sara, raga. È su Sara. È su Sara. Che vuol dire questa cosa? Cioè, ti hanno proprio identificato, qualificato. Cosa gli chiedo? Se c'è qualcuno che ha bisogno di parlare. C'è qualcuno che ha bisogno di parlare? Sospesa. Eh certo, perché è in sospeso, nel limbo. Sì. Io stasera non ho proprio simpatia. Non ho simpatia proprio. Cos'è uscito? Bianco. Riformulo la domanda. Ho capito che riformulo la domanda, però mi sento proprio... Mi sento nervosa, mi sento... Non mi sento a mio agio, non so come dirlo. C'è qualcuno in questa cucina? Non siete disposti a comunicare? Fammelo capire e allora io chiuderò la seduta. Fiumana. Fiumana. Non ho sentito questo termine. Fiumana. Non siete disposti a comunicare, non volete parlare? Dilegua. Dilegua. Si dileguano, se ne vanno? Sì. Sì. E sai che cosa? Questo è tutto riconducibile ancora una volta alla storia di Monteruga. Sì. Il fatto che loro si dileguano... Perché ci vedono magari con cose diverse, con attrezzature diverse. Sì, capito? Sì. Noi stiamo facendo una pratica diversa, cioè che non hanno mai visto. Poi aspetta, aspettate, perché qua si apre anche un'altra teoria. Loro sono, erano e sono molto credenti. Sono molto attaccati alla religione. Sì, perché la chiesa altrimenti non esatto, esatto. E... Perché passavano tanto tempo nella chiesa, facevano tante feste. Qualcuno che ha vissuto qui, chi è ancora in vita, che conosco, mi ha detto che comunque era obbligatorio andare in chiesa. Esatto. E quindi penso che per loro noi siamo, quello che sto sentendo io in questo momento, per loro noi siamo una vergogna, perché stiamo parlando con i morti. Sì. Stiamo andando a cercarli. E questa la sento, cioè proprio, non lo so, li sento proprio ostili, li sento distanti, li sento, mi dispiace dirlo, ma è quello che sento. Mia nonna direbbe, ne vergogna Coco? Nonna... Andiamo su. È la prima volta che mi accade una cosa del genere, è strano. Andiamo su. Vabbè, ragazzi, allora, guardate, aspetta, guardate. Aspetta. Sara ha deciso che stasera lo famo strano, quindi
Io terrò lo zoom e tu terrai lo spettro e la telecamera. Secondo me questa era una cosa, era una tattica per incastrarmi. No. Sì. Vabbè, terrò io. Devi tenere anche la torcia, Tosa, non vediamo niente. Ce l'hai? No. E qui? Ce l'hai tutte e due tu. Davvero? L'altra dov'è? No, sarà in macchina. No, no. Hanno perso allora. Davvero? Può darsi. Ah no, ce l'ho in tasca. Ups. Ale, cos'hai da dire? Sei l'altro. E che sono abituato a sentire una roba in tasca, non pensavo che fosse... Chiedo scusa. Io queste cose le lascerei. Sì. Ma io intendevo il cellulare, sì. No, infatti, non è per quello. Cos'è? Cosa? Fuori, illumina. Vaffanculo! Dammi un bacio. Bacino. Sì, è un matrimonio. Mi è sembrato di sentire una voce che ha detto aspetta o spettra. C'è qualcuno qua sulle scale? Può provare a farmi sentire la sua voce? Questa, ragazzi, secondo me è una cosa epica. Anche stare al buio. Permesso. È da avere lo zoom, è da Xanax. Cioè, devi farti una dose di Xanax prima di... C'è qualcuno qui su? Fatevi sentire con le vostre voci. E questa è una serata unica, ragazzi. Spiriti, approfittate. Potete farvi vedere? Cos'è stato? Ho visto... Cosa? Ho visto un bagliore qua. Una roba che ha fatto. E poi è andata via. Cioè, ha fatto così e è andata via. Noi adesso facciamo, no? Il Reven, utilizzeremo un altro strumento che ci permetterà di comunicare con te. Va bene? Puoi darci un segno? Va bene anche un botto così. Si sta muovendo il lampadario. Oh mio Dio, è vero. Si sta muovendo il lampadario. Ed è apparso qualcosa. Lo riesci a riprendere tu? Si vede? Mi sono accorto, mi sono accorto dall'ombra, guarda. E non sta tirando un filo di vento, eh? No. Facciamo arrivare. Mi è sembrato, quando ho detto facciamo il Reven, di sentire una voce che diceva dai, va bene. Three, two, one, go, go, go. C'è qualcuno che vuole venire qua a parlare con noi? Vai giù.
Come? Prima ci si deve andare su e poi ci si deve andare giù. Ti dà fastidio o ti fa piacere che siamo qui? Te lo ripeto, ti dà fastidio che siamo qui o sei contento? Fuori? Fuori. Fuori ho sentito. Non fuori, fuori. Fuori, sì. Dobbiamo andare fuori? Di qui. Di qui. Ma via di qui? Nel senso, usciamo da questa casa oppure da Monteruga? Te lo ripeto, vuoi che usciamo da questa casa o vuoi che usciamo proprio da Monteruga? No! Ha detto monte e si sì. E ha buttato giù il Reven. Non ci credo. Monte e ha buttato giù il Reven. Ha scaricato di botto il Reven. Quando, vi ricordate? Oh, guarda il lampadario come sta muovendo più forte. È vero? Io sì, sì, anche io, guarda, brividissimi. E questo ci è successo? C'è successo a alla chiesa Sant'Eurosia. Sant'Eurosia, che di botto ha scaricato il Reven perché dovevamo andare via. E niente. Ma proprio buttato giù. Non vogliono, a Monteruga non vogliono parlare. Sentite. Sì, buttato giù. Totalmente. Adesso è diventato rave invece di... Sì, io l'ho spento perché non aveva senso far sentire tutto il disturbo. Non lo so, raga, non lo so. Mi viene da dire che questo posto è molto strano. Comunque stava oscillando. Ancora? Così. Sì, sì. Non stava muovendo più così, ma stava facendo così. Sì, adesso ce ne andiamo. Adesso usciamo. Se vuoi che andiamo via, puoi farlo oscillare più forte? Riesci? Raga. Sì, è pazzesco. Non voglio. È pazzesco. Va bene. Allora, io direi che a questo punto possiamo raccogliere l'attrezzatura. Tanto il Reven è scarico, non possiamo fare altro. No. L'unica cosa che possiamo fare adesso è analizzare i contenuti e vedere se abbiamo ripreso magari qualche anomalia visiva. Oppure guarda, se... Guarda. Sì, sì, sì. Oppure se mi è scappato qualcosa, perché raga, sinceramente l'esperienza dello Zoom non me l'aspettavo. Mi ha fatto una sorpresa. Però posso dire una cosa? Sei più bravo tu, quindi devi tenerlo tu. Più allenata. Va bene, ragazzi, io davvero penso che Monteruga per noi sia quel capitolo. Monteruga esatto. Deve essere... È come se non dovessimo più aprirne altri. Sì. Monteruga per noi è stato quello, è stato una grande scoperta. Una grande emozione. Una grande rivelazione. Esatto. È andata come è andata, secondo me Monteruga deve essere così. Torniamo a casa.